Tesoro, che ne dici stasera di una bella insalatina per tenerci in forma? Ma cosa ci faccio con l'insalata? Ma qui ci vuole una bella parmigiana! Parmigiana? Ma sei tu una parmigiana? Senti, qui devo essere sazio! Devo essere sazio! Zitto! Devo essere sazio! Non è finito il discorso, eh! Vuoi una bella parmigiana? Parmigiana? Stai zitto! La parmigiana, è arrivato lui, eh! Allora. Tuna matata! La E lui scherza sempre. Stai zitto! Ehi! Qui, ora andrà in atto il mio piano. Adesso voglio proprio vedere. La parmigiana te la do in testa. Devo fare una telefonata. Ma dove va? Ma sparisce sempre! Sì, buongiorno, sono Giada Greco. Sì, volevo dire, c'era un posticino fra un paio d'ore che deve arrivare un ragazzo che ha bisogno assolutamente di riconquistare la sua ragazza, cioè mia figlia. Oh, perfetto. Ok, non mi sente nessuno. Sì, scusi, stavo urlando un po' troppo e. Comunque, allora, fra un paio d'ore il ragazzo verrà accompagnato lì. Grazie mille, la ringrazio molto, eh. Arrivederci. Ragazzi, Eli, stai zitto, stai Melissa! zitto. Melissa, adesso non devi dire, zitta, zitto. Vieni qui, Zitta. venite qui. Dai, sono emozionata. Allora, Emozionate, cosa è successo? È caduto il mondo? ho fatto una telefonata, dovete portare Stefano tra un paio d'ore. E da una parte, dopo quando sarete lì, dopo vi scrivo, perché voi tra imbranati magari non ci Io arrivate. imbranato, che esco tutti i giorni e conosco la città come se fossero le mie tasche. Comunque, dopo vi scrivo l'indirizzo col navigatore. Arrivate là. Una volta arrivati là, Guido stai zitto, deciderete in seguito chi io! No, guido guida. io, eh! Vabbè, Tu non guidi comunque, la mia macchina, tu lascia perdere, Stefano non guida. voi tre. Portate Stefano qua una volta là con lo sfondo, uno sfondo gigante, mi manderete la foto sul cellulare Oh, di foto per Stefano. Instagram, già me li vedo tutti! E poi io gliela farò vedere a Nicole e voglio vedere se adesso Nicole cosa farà se tornerà Ma con. seguo lì. Ah già, è vero. Comunque adesso rendete figo Stefano, non che E non sia arriva figo. lo stile, vado. Comunque, non che sia brutto, è figo lo stesso, però dovete Ok, renderlo. va bene. Pussa via, problemi da maschi adesso, via. Ok, mi Pussa via, raccomando, va donna. bene, Pussa via, sì. donna. Ragazzi, ho portato la sedia. Io gli affari per i capelli. Ho messo tutto di bene. Mamma mia. Io ovviamente i vestiti, se no come si veste? Oh, ma che state a fare? Oh, vabbè, io me ne vado a letto, Amore mio, siediti. Buonanotte. No, non mi siedo, me ne vado a letto, Eh sì, buonanotte. volevi andare a letto, depresso, Ma che siediti. devo fare? La mica devo uscire. Eh sì, ti devi Ma preparare. dove dobbiamo andare? No, non c'ho E voglia. volevi saperlo, depresso, Va siediti. bene, mi siedo, va bene. Che Depresso, pizza? siediti, depresso, siediti. Culo di gallina. State zitto, Sì, buono. culo di gallina. Uccello cagato in testa. Ah, siediti. Ragazzi, qui che per i capelli, cosa vogliamo fare? Una spuntatina? Oh, che spuntatina! Oh, Cosa lasciami il spuntatina e ciuffo! spuntatina? Dobbiamo vestirlo! Allora, qui abbiamo un sacco di vestiti. Qua bisogna vestirti come un Perché mo figo! come sono? Che Già so figo! brutto! Ma che stai scherzando? Tu sei Allora, brutto! mettiti questa! Oh, Bella! ho dimenticato i pantaloni, ragazzi! Eh! Ok, adesso. Aspetta, ti spoglio qui. Ma che stai a fa? Oh, ma che ti spogli? No, no! Oh! Ma che mi dai i tuoi pantaloni? Ma Ehi. che te. Ma che. Vestiti! No, ti servono a te i pantaloni, a me non servono. Mi Ma che vado a schifo! prendere un altro paio di pantaloni. Ma che schifo! Ma te li levi tu per mettermeli a me? Ma te sei Sì, lavato? mi sono lavato stamattina, E che quindi non schifo mi da. puzza il culo. Ma da stamattina a mo' quante scureggiate sei mollato? Dai, smetti, l'è stato fin troppo bravo. Ah, va Dai, bene, dai, su. me vesto. Come sei bello piccolino! Ah, non esagerare, per favore, va. Dai, dove dobbiamo E? andare? Eh Dove dobbiamo. sì, è una sorpresa! È una Dai su, sorpresa. forza, andiamo! Che siamo già in età! Ah, ah, ah.
ma già non smettila che bollo. Mi sono lavato i denti. Dov'è Yuri? Ma dov'è quell'altro? Oh, ma ti svegli, muoviti. Sono qui, sono qui. Ma io non so tutta sta andiamo, 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 corri, 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 Stefano, corri, corri, vai, fuori, 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 fuori. Sono andati, che bellezza. Oh, wow, ma come ti sei vestita, scusami? Scusa? Sembri tu la protagonista di tutto questo? Ma allora, vuoi tu andare in quel posto là come sei vestita te? E sembri una poveraccia? E chi se ne frega? Io sono Giada. Scusa, no, non accetto queste parole. Sinceramente non le accetto. E chi se ne frega? Io vengo così. Non ti conosco. Io non ti conosco, per favore. Ma io non ti conosco. Faccio finta di non conoscere. Comunque, adesso aspettiamo la fotina. Mi immagino già. No, no. Sto chiamando mamma e papà, gli devono venire a tenere i bambini lì, non possono entrare, no? Ah, già, è vero, quindi Eitan lo lascia loro? E certo. Ah, ah. Sì, mamma, sì, ciao papà. Operazione sì. Molto urgente, ci servite per fare da babysitter. Ecco, hai sentito, qui sì, mamma? C'è un'operazione da svolgere, soldato. Esagerata, qui c'è una missione in corso, eh. Vabbè, mamma, ok, va bene. Tra un 10 minuti? No, no, mezz'oretta, dai, fai il tempo che arrivano là. Vabbè, sono dai, sono dei polentoni loro. Va bene, dai. Sì, mezz'oretta, venite qua, ci dovete tenere i bambini, muovetevi, correte su. Correte. Forse anche prima di mezz'oretta, sì, 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 sì. Fate subito, minuti, va, dai, dai. Adesso subito, uscite subito. Teletrasportatevi. Siete in ciabatte, siete in pigiama. E chi se ne frega, venite in ciabatte, in pigiama. Dovete venire a casa nostra, che sarà mai. Va bene, state arrivando, che che mi serve la vostra macchina, eh. Sì, quindi ce la dovete cedere. Sono agitata. Stai calma, ma quanto ci vuole per questa foto? Questa foto, mamma mia. Ah, ma quanto sono polentoni quei due. Quei quattro, volevo quattro, dire. Sì, quattro. Sì, vabbè, Stefano non lo sa, poverettino Stefanuccio. Ma a Melissa gliel'hai detto? Eh? A Melissa gliel'hai detto? Sì, e non lo so. Si sta preparando? Sì. Dai, non mi mettere ansia. Ho chiamato Nicole. Ok, allora perfetto. Allora. Ma che cosa volete? Non si può neanche passare un pomeriggio tranquilli qua. Sì, eh? No, ti ho chiamato figliolina mia perché per farti vedere come sto vestita. Sto bene. Male, mamma. E poi sei vestita come sempre. No, volevo dire tua zia come vestita. E tua zia come sei vestita? Eh sì, ho una serata sì, di gala con lo zio. Messaggino. Guarda un po' dove Stefano. Ciao. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Stefano è là. Quindi mi sa che lo stai perdendo, sì, cara. Forse lo stai molto perdendo. Quindi ti conviene. Cosa ci fa qui? Infatti, non ti è bastato l'altro giorno che l'hai prese come un'uva secca? E ecco, poi, se vuoi saperlo, qui non c'è nessuno e Stefano non c'è! Beh, allora io ho visto che non c'è, visto che Stefano non c'è, ma io, vabbè, me ne vado, eh? Facciamo un altro giorno, ciao! Sì, togli il disturbo, toglilo! Frega malefica, befana. Ma chi se ne frega di lei? Cosa, muoviti, mamma! Cosa, muoviti? Dobbiamo andare lì! Ah, lì? Dove è Stefano? Ah, sì. Ok. Andiamo lì, muovetevi! L'hai visto? Hai visto il piano? Il piano, ottimo piano! Mi devi venire subito a prendere, sono adesso uscita da casa di Diego e il tuo piano non è andato a buon fine, ma ho scoperto dove è Stefano e mi devi subito venire a prendere, ovviamente. Scusate, è l'emozione. Comunque, mamma, io sono pronta, com'è andata? Molto bene. Ma tu pensi di venire così? Però sei carina. E quelle scarpe? Ma veramente? Cosa c'è di male? Mica sono io che devo andare là, I capelli. Senti, no, non parlare te che sembri una poveraccia. Oh, che pizza
questa poveraccia. Comunque, senti, ma dobbiamo andare in quel posto così, scusami. Comunque, adesso aspettiamo i nonni. Ma quanto ci vogliono arrivare? Io non lo so, gli ho detto subito, ma non vengono. Baby shark, tu tu du du. Siamo arrivati. Oh, ciao mamma, ciao papino. Ok, sganciate le chiavi che dobbiamo andare subito via. Subito, è un'emergenza. Sganciate le chiavi. Te l'avevo detto al telefono. La macchina, ci serve la macchina subito adesso. Sì, beh, però al telefono, se parlate in 150.000, come vi facciamo a capire? Beh, è una missione. Soldato. Sì, soldato Ryan, dammi le chiavi, mamma, dai. Il papino, chiavine della vostra macchina in 4 cede. La mia è piccolina. La sua è un topo. È una scatola. Vabbè, comunque, tu non ce l'hai neanche. Quindi, chiavi in mano. Te l'ha detto che non ce l'ho, non l'ho mai detto io. Vabbè, chiavi in mano. Bene, babbo, chiavi, babbo, subito. Ehi, testina, va bene. Dai, su, vai da bambino. Uè, testina, la mia schiena. Mamma, non starei esagerando col nonno, è un po' anziano. No. Uè, mica su un anziano Uè, modera le parole col nonno, non vedi cosa c'ho pure in testa? Io faccio footing. Joking, nonno, joking. Sì, vabbè, joking, quella roba lì, dai. Su. Nonno, comunque, va bene, dai, ciao nonno, andiamo! Uè, ciao, fate i bravi, Sì, papino, sì! Sì, ciao nonnino! Federica? Che c'è? Sono veramente felice! Ma... Mamma? Cosa volete? Muoviti! Schiaccia quel pedale e muoviti! Senti, Nicole, Vuoi che vengo io a guidare? Non t'azzardare neanche, alla guida si va piano, chi va sano va piano e va lontano. Mamma, cosa c'è anche tu? Ma veramente stai andando a 20 all'ora? Non te lo volevo dire, ma cosa ne capisci tu? Cosa vuoi, che vada a 200 all'ora? Sì mamma, sì! Senti, questa è un'emergenza, va bene? Sì, e se ci fermano i vigili? Ci parlo io! Sì, va bene, va, andiamo, dai. Ok, adesso andiamo a fare una passatina dal parrucchiere. Puoi andarti a comprare un bel vestitino e poi si può andare. Mamma, cosa vuoi? Stai scherzando, vero? No, non sto scherzando, non puoi mica presentarti davanti al tuo Stefano così, no? Vuoi o non vuoi riprendertelo? Sì, ma mamma, nel mentre magari Stefano magari vede qualcuno e si innamora, o magari qualcuno si innamora di Stefano. Sorellina? Dovevi pensarci prima, però. Non rompere! Possiamo andare direttamente. Chi se ne frega che sono vestita così? Mi ha sempre visto così? No,